Campagne elettorali agli sgoccioli anche per Ceglieme e Sapica, attesa le urne non solo per le elezioni regionali ma anche per il rinnovo dell'amministrazione comunale. In piazza il candidato sindaco per il partito Oltre Conflitto e diverse liste civiche Angelo Maria Perrino, il candidato fittiano al Consiglio regionale Pietro Antelmi, entrambi appoggiati dal parlamentare cegliese Nicola Ciraci. A loro sostegno per la tappa conclusiva del suo tour di supporto elettorale in Puglia è salito sul palco il deputato Daniele Capezzone. Ma direi una campagna elettorale come tutte, abbastanza concitata, abbastanza vivace, abbiamo fatto vendere tanti giornali, i bar ne hanno usufruito, siamo contenti, ma in realtà il dibattito sul futuro della città ha preso piede, le idee che ho proposto hanno avuto grandissima attenzione anche sui social network, abbiamo lanciato l'idea dell'albergo diffuso, abbiamo lanciato l'idea di una forte detassazione, abbiamo lanciato l'idea di uno sportello del cittadino e dell'impresa, insomma tante buone pratiche che la città di Ceglia ha mostrato di apprezzare e dunque siamo molto ottimisti. L'obiettivo è di fare di Ceglia la città più attraente e più attrattiva di Puglia. Attraente perché vogliamo lavorare sulla bellezza di questo paese, un po' abbandonato, un po' trascurato dai suoi amministratori. E attrattiva perché vogliamo sollecitare gli investimenti, sia del turismo, ma un turismo di qualità e non il turismo mordi e fuggi, sia degli investitori imprenditori che portino qui le loro produzioni dando lavoro ai nostri cegliesi e soprattutto ai giovani, perché il grande problema dei giovani è ciò che mi assilla fortemente. Una campagna elettorale esaltante, bellissima, c'è un sacco di gente intorno a me che sta credendo nel mio fare, nel mio piccolo modo di fare, perché in realtà io non sono un politico ma sono un imprenditore, pertanto nel mio piccolo cerco di fare tanto quanto può fare un imprenditore. Se si riesce a portare l'imprenditoria alla regione è un tassello abbastanza importante, molto importante, perché c'è la necessità di portare l'imprenditoria alla regione. Ci sono due buone ragioni per essere qui, la prima è sostenere la meravigliosa candidatura di Angelo Maria Perrino qui a Ceglie, è una grande occasione per trasformare in meglio questa città, per portarla sulle prime pagine dei giornali d'Italia, del mondo, per avere tanti turisti come questa città merita, per essere conosciuta non solo per la gastronomia ma per la sua cultura, per la sua gente, per farne davvero un grande centro di turismo e di creazione di ricchezza e di nuovi posti di lavoro. E la seconda ragione riguarda tutta la Puglia per sostenere la bellissima battaglia di Raffaele Fitto, non solo contro la sinistra ma per costruire il centrodestra del futuro, un centrodestra che parli alle famiglie, alle imprese, agli artigiani, ai commercianti, ai ragazzi, per contrastare davvero la sinistra, per non fare alla sinistra regali, né a Roma come hanno fatto altri con il Nazareno, né qui in Puglia come hanno fatto altri, dividendo il centrodestra per fare un regalo a Emiliano. Parlo agli uomini di sinistra, alle donne di sinistra, è chiaro che a quel punto chi ha i soldi in qualche modo si adatta.